Si è tenuta questo pomeriggio al quinto piano del Palazzo di Città di Paternò una conferenza con il tema principale dell'ex Hotel Sicilia, appunto alienato proprio in queste settimane dai beni di proprietà della città metropolitana. Tra i presenti il primo cittadino di Paternò, Nino Naso, il sindaco della città metropolitana, Salvo Pogliese, e l'onorevole Ars Gaetano Galvagno. Hanno preso parte alla conferenza anche diversi imprenditori paternesi. Abbiamo voluto pubblicare, lo faremo probabilmente venerdì prossimo, questo bando con regole completamente diverse rispetto al passato, perché nel passato la provincia regionale di Catania prima, la città metropolitana dopo, avevano tentato di dare in locazione questo immobile, le gare sono andate puntualmente deserte, la valutazione era superiore al 1,5 milioni di euro, fuori mercato. Ora abbiamo provveduto a ottenere una valutazione dell'immobile di 380.000 euro, coerente rispetto allo stato dell'arte dell'Albergo Sicilia, ahimè vandalizzato. Io lo voglio dire con estrema chiarezza, ci sarà un vincolo di almeno 5 anni per la destinazione ad uso alberghiero ricettivo. Noi non vogliamo favorire intenti speculativi. Il futuro è finalmente di cercare di rilanciare questo paese, più che altro questo comprensorio. La città metropolitana ha bandito l'Albergo Sicilia a un prezzo assolutamente abbordabile. È chiaro che ci sarà un vincolo per quanto concerne la destinazione d'uso, perché non vogliamo che ci sia una speculazione edilizia, ma vogliamo dare un servizio al territorio, qualcosa che manca da parecchio tempo. La presenza oggi dell'onorevole Pogliese qua è importante, perché è venuto, ma è venuto con una proposta. Infatti si è abbassato l'importo è appetibile per un immobile importante per la nostra città, perché sappiamo che lì c'era l'ex Albergo Sicilia, la città è senza un albergo, si trova all'entrata della nostra città vicino alla Villa Mongata. Ho visto degli imprenditori interessati, imprenditori del luogo, speriamo che possa arrivare questa proposta. Per noi è importante recuperare tutti, ecco, gli immobili abbandonati.